Bentornati. C'è una forma di arte che è quella del ricordo. Ricordare significa tracciare ancora nella nostra memoria un qualcosa che è stato, proponendolo a chi non lo ha vissuto. Noi abbiamo avuto qui a Mazara e in provincia una grandissima fortuna. Una persona ha pensato a un certo punto di raccogliere tutti i ricordi non suoi, degli altri, della città, della vita anche degli altri, i momenti particolari, le foto, gli eventi, e tutto questo ha destato non solo molta curiosità ma anche molta affezione da parte della gente. Tutti ce lo hanno chiesto, noi lo promuoviamo a priori, ma questa persona che io reputo artista del blog è qua con me oggi per sottoporsi al vostro giudizio. Siamo in compagnia di Pino Catalano. Io l'ho definita una forma d'arte. Devo dire che sono tantissimi i frequentatori del blog che ci vede un po' tutti, ma vede soprattutto al centro di queste vite la nostra città. Come ti è venuta? Chissà in quanti te l'hanno chiesto e chissà quanti successi di collegamenti, di memorie ci sono stati attorno a questo blog. Allora, partiamoci dall'inizio. Come ti è venuta l'idea di un blog? No, stai comodo, stai comodo. Sto comodo, d'accordo. Come ho scritto anche nella prefazione del mio blog, un giorno sfogliando l'album dei ricordi, cominciai a notare che molte delle foto subivano un insulto del tempo, si ingiallivano e cominciavano a deteriorarsi. Per cui mi venne l'idea di conservarle in un altro modo e di poter evitare che ciò avvenisse. Siccome sono stato sempre un appassionato di computer, mi balzò subito l'idea di metterle sul web. Ma iniziai solo con l'idea di conservare le mie foto e iniziai di fatti con tutto ciò che riguardava il mio trascorso nel mondo del calcio locale. Io sono stato sia un atleta, sono stato un medico sociale e poi sono stato un grande tifoso della nostra squadra, per cui ho cercato di immettere tutte le foto che erano in mio possesso. Quello che mi colpì fu che dopo pochi giorni che io avevo iniziato questo lavoro, mi fermava la gente e mi diceva: sai, ho visto le tue foto. Ma questo, l'ho visto, l'ho messo da una settimana. E ho notato che siccome viene cliccato spesso il nome Mazara del Vallo, quindi quando tu clicchi questo ti viene fuori una miriade di blog che trattano l'argomento. E allora dissi: perché non continuare su questa strada e cercare, visto che l'interesse c'è? E cominciai a mettere altre foto, cercai anche amici e collaboratori che mi potessero fornire del materiale e così pian piano ho ampliato. Senti, la cosa bella del blog, oltre alle foto che ci riportano alla memoria di eventi passati, ci fanno ricordare tantissima gente che anche non c'è più, è bello il fatto che tu racconti in questo blog le nostre cose, i nostri fatti, le nostre tradizioni. Ecco, tutto questo ha avuto anche un presupposto di lavoro, ma è stato apprezzato da chi di dovere? Allora, come si vuol dire, la fame viene mangiando. Man mano che io andavo avanti in questo lavoro, cominciavo a capire che l'interesse è su tutto, purché si parli delle nostre cose, della nostra città, dei nostri costumi, delle nostre tradizioni e delle nostre memorie, perché le foto non sono altro che il nostro trascorso, il nostro vissuto, suscita interesse. Quello che mi ha colpito e che mi ha spinto ulteriormente a continuare è stato l'interesse che veniva da ogni parte del mondo, ripeto, mondo, perché ho ricevuto email da tutti i continenti, cioè da tutti i mazaresi che sono dispersi in questo globo, ho ricevuto messaggi, non ho ricevuto soltanto messaggi dall'Asia, poi ho ricevuto da qualsiasi posto. Sì, è gente che si riconosce nel luogo, che viene da qua, che ha voglia ancora di condividere. Allora ti faccio un esempio così capisci un po' come può essere variegato questo mondo. Mi ha scritto una persona di 87 anni che mancava da Mazara da 65. Dice: caro amico, le scrivo perché ho visto il suo blog e ho rivisto
il mio passato e i miei trascorsi, allora posso nascondere che ho provato un'emozione grandissima, anzi voglio approfittare per inviarla una foto. E questo mi manda una foto dove c'erano 7 persone, tra cui lui, all'età ventenne, dicendomi: non so se queste persone sono ancora vive, ma mi farebbe cosa gradita se lei potesse indagare in tal senso. Io guardo quelle persone, le riconosco tutte perché sono persone note. 2 di queste erano ancora viventi, uno era il signor Aurelio Ops e l'altro era il signor Ignazio Casubolo. Sono andato a trovarli, mi sono fatto dare il numero di telefono di queste persone, gliel'ho comunicato all'amico americano che dall'Arizona mi aveva mandato, per cui si sono risentiti dopo 65 anni. Episodi di questo tipo te ne potrei descrivere un'infinità. Ah, questo è bellissimo, perché oltre a suscitare emozioni in chi li vive direttamente, io credo che anche nel racconto sia contenuta un'emozione e uno stimolo a continuare, certo, a continuare, certo, a ricercare, perché penso che non sia neanche facilissimo. Guarda, perdere del tempo. No, non è, il tempo non è perduto, perché quando tu fai una cosa con passione il tempo non si perde, lo si impiega abbastanza bene. Il problema è la difficoltà di reperire il materiale, perché molti non sono disposti alla collaborazione e purtroppo, come al solito, uno bisogna che si dia da fare nella speranza di trovare più materiale possibile. Non c'è sezione del mio blog che non ha suscitato interesse e non ha creato attorno a sé un vortice di emozioni e di situazioni. Ti faccio un esempio. L'amico che tutti conosciamo, che era Saverio Safina, siccome è una sezione dedicata agli amici scomparsi, tu non puoi pensare quante persone mi hanno scritto, perché nessuno sapeva della morte di Saverio, e siccome Saverio aveva delle amicizie dislocate in diverse nazioni, io ho ricevuto dall'Africa, dall'Austria, dalla Francia, gente che voleva sapere come quello che era successo, come era avvenuto, perché, cioè, si era suscitata tutta attorno a questa situazione un interesse. Ma questo, ti ripeto, potrei citarti in ogni sezione una situazione dove si crea questo. Senti, tipo di attività. Intanto potete scrivere le vostre mail a prom.bocci@tiscali.it. Siamo da Frank. Oggi c'è un po' di traffico, molto rumore attorno, strombazzano con le auto, ma pazienza. Qui noi ci godiamo il fresco in attesa che Frank ci prepari un qualcosa di particolare, di fresco, di analcolico, magari alla frutta, per vincere il caldo, ma poi in presenza di un medico come faremmo a non prendere qualcosa di sano, ecco, per carità. E vi raccomando, scrivete le vostre mail, io l'ho anticipato, per me è una forma d'arte, quindi promosso. Vorrei parlare della nostra città. Ci sono delle foto di Mazara. Mazara è stupenda nella sua autenticità, nella sua arte, perché in alcune foto si vedono davvero incontaminate delle cose bellissime. Tu, che sei abituato all'occhio del blog, ecco, che vedi Mazara nel tuo blog, che Mazara vedi attorno a te nella realtà? Allora, la trasformazione che ha subito questa città è davanti agli occhi di tutti, e indubbiamente secondo me siamo andati indietro rispetto al passato, perché le bellezze naturali che aveva questa città sono state deturpate. Il sindaco attuale sta facendo dei timidi tentativi di ripulire il centro storico, di abbellirlo un po'. Ma se noi dovessimo risalire all'originalità, per esempio, della Casba, com'era, e che, se considerate che era l'unico sito mondiale dove ancora era conservata la struttura originaria di una Casba, e che è stata completamente stravolta e annientata, questo dà un po' il polso della situazione. Voglio citare attraverso queste ricerche che ho fatto, che sono andato anche alla biblioteca comunale, e molti non sanno che questa città non ha né una videoteca, né una cineteca, né una fototeca, e non esiste una immagine conservata in questa città. Non ho trovato più di 2 o 3 foto del passato.
La cosa strana è che in quell'occasione ho potuto appurare una cosa che molti non sanno, che Giuseppe Garibaldi era cittadino di Mazara del Vallo, cioè cittadino onorario di Mazara del Vallo. Nel 1800, se non sbaglio, 82, sì, ricevette dal Consiglio Comunale di Mazara questa onorificenza, questa, e lui rispose con una lettera di sua mano che io ho pubblicato regolarmente sul mio blog, dove si attesta la veridicità di quello che sto dicendo. Per quanto riguarda il discorso che volevi fare tu riguardo all'arte, arte significa conservazione, conservazione significa denaro, denaro significa cultura, cultura significa conoscenza, conoscenza significa gente che abbia capacità. Tutto questo da noi non esiste, perché soldi non ce ne sono, competenze pochissime, volontà lasciamo perdere. Quindi questo patrimonio si sta perdendo, si sta deteriorando. Le immagini del conservatorio mi auguro che servano in un futuro a una classe più illuminata per poter prendere altri provvedimenti. Ma ce lo auguriamo, ci auguriamo assolutamente che sia così, anche perché per non disperdere tutto questo, mi piace di ricordare al nostro editore attraverso questa